Federico Sanguinetti, che salutiamo, sulla storia letteraria in poche righe. Con me Salvatore Tulino e Giuseppe D'Antonio, professori Salvatore Tulino e Giuseppe D'Antonio, e Filomena Avagliano. E come dicevo prima, questo libro è un libro molto molto particolare, che mentre leggevo mi è arrivato un messaggio di WhatsApp da parte di Flora Calvanese, proprio con il video, in cui delle povere donne che hanno osato protestare contro Pillon e sono entrate in un luogo pubblico, poiché hanno osato protestare, sono state chiamate e trovate come zoccole puttane con 10 amanti l'uno. E a me faceva un po' sorridere questa dicotomia dei fatti, dove la realtà è quella in cui una donna viene chiamata in tal modo solo perché ha osato parlare, ha osato dire che quel decreto è un decreto che effettivamente, se andrà in auge, se verrà veramente votato e diventerà fattivo, sarà una tragedia per tutte le storie delle donne, e quello che invece poi ritroviamo in questo bellissimo libro. Un libro molto particolare, e di solito uno quando compra un libro va a leggere prima la quarta di copertina, quindi la leggiamo per poi passare un po' la voce a tutti. Urge per la storia letteraria, si è detto in poche righe, un paradigma dove il dialogo fra l'operato delle donne e quello degli uomini si svolga in modo costante. Se il risultato sarà la frantumazione del canone tradizionale, sicuramente se ne avvantaggerà la conoscenza delle cose come si sono svolte. Quindi è proprio questo, è un ridare dignità a quella che è la letteratura femminile nel tempo, ma anche a quella che è la donna, la figura della donna, come viene ancora visto. Ma la figura della donna è un'espressione che mi fa ribrezzo, perché esistono le donne reali e non la figura della donna. Esatto. La figura della donna è una costruzione ideologica borghese, di cui possiamo fare a meno, del patriarcato in generale, ma in particolare del patriarcato borghese. Di solito quando faccio lezione all'università, vengono poi magari studenti o studentesse che mi dicono: ho seguito il suo corso, professore, molto interessante, perché lei parla della figura della donna. Ma no, non parlo della figura della donna mai, è un'espressione che mi fa ribrezzo. Parlo di donne reali che realmente esistono. E quindi stiamo la figura della donna, uno se ne avrà nella sua masturbazione mentale, se proprio vuole la figura della donna. C'è una storia che... Allora, Filomena, da padrona di casa io volevo che facessi un attimo saluti, perché sei la presidente di Agora, per poi cominciare a entrare proprio nel libro e nella discussione. Ringrazio Federico Sanguinetti per averci dato l'opportunità comunque di presentarlo qui, nonostante le problematiche che abbiamo avuto a causa della casa editrice. Quindi facciamo presente che chi volesse una copia può lasciare giù il nominativo e poi provvederemo noi a stamparla. Con il benestare dell'autore abbiamo provveduto in questo modo. Io sono il presidente di Agora, e Agora ha un progetto che si chiama Resilienza, che è un centro contro le violenze dei generi, proprio perché appunto se non sei all'interno di uno stereotipo, sei fuori da un determinato tipo di stereotipo, molte volte vieni tacciato e quindi discriminato. Per noi quindi è molto importante parlare di letteratura, ma non solo di letteratura al femminile, perché la letteratura è una narrazione. La narrazione che consente ai nostri ragazzi di farsi delle domande e di avere un pensiero critico. E quando questo pensiero critico viene mancato, quindi una parte non c'è, ovviamente il tipo di pensiero è un tipo di pensiero che è viziato a monte. E ben venga quello che è l'opera di Federico Sanguinetti, il fatto che ci parli comunque di come sistemicamente sia stato rimosso il femminile all'interno della letteratura, ma anche di poeti come Dante che ne abbiano parlato, come comunque la controriforma è stata quella di farci vedere dei miti al femminile e mostrarci una Francesca da Rimini e non fermarci su quello che era Beatrice, che un certo Idrio Montanelli parlava di Beatriciume. Come disse la von Franz, che è una studentessa di Jung che si è occupata di archetipi, di psicologia del profondo, se tu mi racconti le storie del tuo posto, io posso sapere anche della tua cultura. E la cultura è importante perché ci aiuta ad uscire fuori dai preconcetti. Ringrazio i professori che stasera sono qui con me e quindi insieme proviamo a leggere quest'ostico libro, perché fa riflettere e cambia la prospettiva di cose che sembravano già lette e invece in realtà hanno
assunto. Vabbè, in effetti il titolo, la storia letteraria in poche righe ma belle, forti da leggere, e con tante volte, cioè si può leggere 10.000 volte e trovarci ogni volta che si legge una pagina qualche spunto di riflessione in più e qualche cosa in più. Allora, io ho avuto qui l'onore di presentare Federico Sanguinetti, ma presenteremo anche il 15 per chi vorrà venire alla Mediateca Marte il libro di Alfredo Senatore sui migranti della Piana del Sele, quindi un appuntamento da segnare, anche perché comunque è un libro di un giovane, quindi vediamo alle 18.30, vero? Ok, me hanno passato Francesco alle 18.30. Sì, sì, ok. Quindi alle 18.30 alle Mediateca Marte. Allora, cominciamo un pochino a leggere questo libro insieme con l'intervento del professore Giuseppe D'Antonio. Dunque, io chiedo scusa, no? Probabilmente vado un po' sul confuso, spero che riusciate a seguirmi. Dunque, la prima è che questo mi ha dato l'opportunità di tornare su una serie di testi che avevo studiato nella mia formazione e che avevo insegnato per un periodo di tempo, ma che poi avevo abbandonato. Ma sono i testi della mia formazione, diciamo, primaria, in qualche modo. È stato un po' uno shock estremamente positivo. Sono 7 momenti di riflessione estremamente diversi uno dall'altro, apparentemente diversi uno dall'altro, ma mi è sembrato di trovare due elementi che costituiscono poi una chiave di lettura unitaria di tutte e 7 questi interventi. Poi vi dirò anche su quali invece ho intenzione di fermarmi più dettagliatamente, sperando di riuscire a tirarne fuori qualcosa di compiuto. Il primo riguardava ovviamente il tema del femminile. Devo dire che ci sono delle pagine che appaiono disturbanti, ma non perché vengono scritte, ma perché cose che si sono costruite, solidificate nel corso di secoli, sembrano appartenere all'oggi, a una drammaticità che ancora non riusciamo del tutto a rimuovere, anzi non riusciamo affatto a rimuovere, se le notizie che abbiamo dalla cronaca ovviamente sono così, così evidenti, così urgenti. Non è una gran consolazione quella di aver notato, perché poi ci sono andato a riflettere anch'io, di andarmi a vedere le storie della filosofia o i manuali di storia della filosofia, che anche in questo caso le donne scompaiono quasi completamente, o se sono presenti lo sono soltanto perché amate o perché hanno amato filosofi più importanti, il che vale sia per la filosofia antica, eppure ce ne sarebbero moltissime possibilità di recuperare una parte consolidata e importante del pensiero femminile, sia nella filosofia contemporanea. Fortunatamente sul contemporaneo qualcosa si è mosso, ma non abbastanza. Questa è la prima traccia. Devo anche aggiungere che sinceramente non è quella che seguirò, ma non perché non sia interessante, perché era meno stimolante rispetto all'idea che ho avuto leggendo poi la parte che vi dirò di qui a qualche momento. Secondo elemento, che pure mi sembra una traccia unitaria del discorso che fa Sanguinetti in questo suo libro, a me pare quello di andare a collocare la sua riflessione in un punto intermedio tra la scomparsa di un mondo, quello del feudalismo, e l'emergere, il nascere di un altro, ma in una sorta di interregno in cui andranno a cogliere gli elementi aurorali che saranno poi del sistema del mercato e quindi del capitale. Tra l'altro molto più leggibili nella sua forma originaria, cioè è molto più chiaro che cosa sarà il capitale se lo si comincia a leggere, il sistema del capitale, lo scambio, il mercato per intenderci, e lo scambio di valore, se lo si va a cogliere il momento in cui si sta formando, con già tutte le premesse e le contraddizioni, o anche la forza per certi versi che lo caratterizzeranno poi nei secoli successivi. Devo dire che tutti e due questi momenti, che sembrerebbero, sono passi la traccia unitaria del discorso che faceva Sanguinetti, poi si trovano concentrati nel testo che io ho considerato il cuore del suo discorso. Sostanzialmente è quello che mi ha immediatamente affascinato, incuriosito, creato estremamente una serie di problemi che cercherò di elencarli, perché ho seguito la sua tesi, il suo percorso, la sua analisi, ovviamente alcune volte concordando, altre volte esprimendo una sorta di silenzioso dissenso, perché ovviamente non è il campo del mio interesse principale. Mi interessa di più il dissenso. Il dissenso che non il consenso, lo vedremo alla fine probabilmente.
Dante, poeta del proletariato, era il cuore di tutto il libro, a mio giudizio, ma questo è un giudizio molto personale. Il punto è che nel momento in cui ho letto Dante è poeta del proletariato, immediatamente sono andato nella mia libreria a tirare fuori Dante reazionario di Edoardo, questa volta Sanguinetti, autore che tra l'altro è come dire, presente pervasivamente nel testo Dante, poeta del proletariato, ma non è mai citato. È presente pervasivamente, è presente in filigrana, tanto che ho avuto la sensazione che fosse una sorta di corpo a corpo tra Federico Sanguinetti e Edoardo Sanguinetti. Posso rispondere subito a questo problema? Finisco il passaggio finale, poi dopo ci arriviamo. Da corpo a corpo è diventato, secondo me, un testa a testa, cioè due ipotesi di lettura dello stesso testo, cioè della Divina Commedia, che a me sembrano entrambi forti, legittimate, anche se apparentemente dissonanti o, se volete, molto distanti, ma per certi versi recuperano un terreno comune. Adesso, se la replica è breve... Brevissima, cioè, in realtà mio padre qui non è citato, ma per una ragione banalissima, cioè... in un'occasione pubblica, appena diventai ricercatore, credo l'85 massimo, c'ero anch'io, l'86, c'ero anch'io. Appunto, si organizzarono il dipartimento, la celebrazione di tuo padre. Il dipartimento dell'Università di Salerno, forse allora era ancora istituto addirittura, sì, nel dipartimento, e organizzò un convegno su mio padre, e io chiesi come ricercatore di intervenire. Naturalmente questo mise in imbarazzo, perché di solito loro si aspettavano che magari fosse mio padre che diceva: potete far parlare anche mio figlio. Naturalmente era inverosimile una cosa del genere. E invece io, in maniera del tutto neutra, come ricercatore, chiesi di poter parlare e proposi anche come argomento Edoardo Sanguinetti dantista. So anche come finisti. Allora, se la cosa è nota, non c'è bisogno di trovare un corpo a corpo o un testa a testa, perché è esplicito in quel saggio. Però potete evitare di fare un dialogo solo fra voi. Vogliamo raccontarlo anche agli altri, no, come finisce. È un aneddoto che magari può interessare. No, come moderatrice, però rimaniamo tutti quanti senza davvero. Fu estremamente forte, perché nel racconto del dissenso, nella lettura rispetto al padre, chiuse con il modo in cui Dante saluta Virgilio nel momento in cui, certo, sì, vi dico l'aneddoto, cioè chi era presente lo ricorderà. Alla fine del mio intervento successe che tutti quelli che si consideravano figli di mio padre dal punto di vista intellettuale, a torto o a ragione, per lo più a torto secondo me, ma nella loro bisogna entrare anche in empatia con chi si considera idealmente la ricerca di un padre ideale, come esiste la figura femminile nella testa dei masturbatori, esiste anche il padre ideale nella testa di chi ha il complesso edipico, perché qua sembra che io sia l'unico che ha il complesso edipico. Se volete proiettare i vostri complessi edipici su di me, benissimo, perché sono distribuiamoci, disgraziatamente attribuitemi quello che vi pare, perché io, mi dispiace dirlo, sto piuttosto benino da questo punto di vista. Ho altri problemi di salute, però il conflitto con mio padre non c'è mai stato, perché mio padre, quando ero bambino, se volete gli aneddoti della mia vita, della mia privacy, che non esiste, io non ho nessuna privacy, non c'è una distinzione tra la mia vita pubblica e la mia vita privata, non ho niente da nascondere. Se parlo davanti a voi, parlerei allo stesso modo davanti a uno psicanalista. Quindi posso raccontarvi quando mi masturbo, posso anche dirvi tutto. Ma anche no, se ci sono domande di questo tipo, non ho difficoltà. Allora, il problema del complesso edipico. Le reazioni del conflitto, cioè padre e figlio. La reazione di quelli che avevano bisogno del padre ideale, vi posso raccontare brevemente un altro aneddoto di un altro incontro con mio padre, se vi interessa. No, dite che il cuore del libro è questo conflitto e poi non vi interessa sentire. Allora, continuate voi, io vi saluto. Va benissimo. Allora, la reazione qual è? Mio padre scoppiò a piangere alla fine.
mi prese in disparte e mi disse: se tu non eri mio figlio, io avrei risposto. Mi disse: guarda che non fatti nessuno scopo di questo genere, puoi rispondere tranquillamente. Se non rispondi è un problema tuo. Fra l'altro avevo un ricordo di infanzia dove mio padre mi ricordava sempre quando era giovane. Il mio padre, fra parentesi, non ce l'ho. Quando sono nato, il 19 dicembre 1955, mio padre era disoccupato, non era ancora laureato, non faceva un cazzo, era un bamboccione. È stata mia madre, che credo abbia la terza elementare, che ha imparato, è morta, anche lei, pace alle anime dei miei genitori. E i miei genitori, per me, dentro di me, erano morti quando io avevo 20 anni e sono scappato di casa. Perché me ne sono andato? Perché non si poteva vivere in quella... No, non è tu. No, è lo stesso suono, quindi si è riflesso con il suono. Ok. Sì, no, vi volevo dire, ci fu la reazione di quelli che si consideravano figli e dissero, oh, come si è permesso dire queste cose. C'erano, per esempio, dei bolognesi della scuola di Bologna, Fausto Curi, che addirittura mi guardò in maniera schifata dicendo... è inverosimile. In dipartimento sentì nel corridoio colleghi, professori che chiacchieravano, ma come si è permesso sto figlio di fare una cosa del genere? Avevo semplicemente detto che per l'interpretazione di Dante, che ero d'accordo su molte cose, che era molto interessante l'interpretazione fenomenologica che mio padre dava, avevo criticato in termini lucaciani la fenomenologia, come fa Lukács nel suo libro che in italiano è stato tradotto recentemente, allora era tradotto in francese, oltre che nell'originale tedesco evidentemente, marxismo ed esistenzialismo, dove fa una critica della fenomenologia nel discorso che fa nei confronti dell'esistenzialismo di Sartre, per esempio, eccetera, e difende il marxismo rispetto alla fenomenologia. Usare le stesse categorie di lui. Il punto decisivo del conflitto ideologico con Edoardo Sanguinetti, che non nominai mai esplicitamente nel convegno, usai sempre delle perifrasi. Dissi, l'autore di, il caposcuola della neoavanguardia. Certo che si sapeva, ma non ho mai detto Edoardo Sanguinetti, perché è una tecnica retorica che risale al Medioevo, nella trattatistica di amicizia di tipo cristiano, per esempio Pietro di Blois, della critica fraterna. Quando uno non va d'accordo con qualcuno non deve fare nome e cognome, ma deve usare una perifrasi. È quello che fa Dante nella Vita Nuova, dove dice sempre, non dice quello stupido di Cavalcanti, ma dice il primo dei miei amici. Dopodiché il conflitto ideologico con Cavalcanti è esplicito, ma in questa forma. Allora io dicevo sempre così, il punto decisivo era, e su questo ci tengo a sottolinearlo perché è un punto dove credo che i fatti di oggi mi diano ragione, è questo. Mio padre in Dante reazionario che cosa fa? Assumendo una difesa dell'avanguardia e delle sue posizioni d'avanguardia, prende posizione a favore di Pound e dice, come Pound era reazionario anche Dante. Mette sullo stesso piano, dando lo stesso giudizio di valore, Pound e Dante. Questa operazione, che se volete è ammissibilissima, per me era inconcepibile nel momento in cui mio padre giustificava questa sua posizione dicendo, come Marx ha criticato dal punto di vista politico le posizioni ideologiche di Balzac, ma ha detto, proprio perché Balzac era reazionario, era realista. E allora no, perché Marx non ha detto questo, non era una causale la proposizione di Marx, era una concessiva. Sebbene Marx, sebbene Balzac fosse reazionario sul piano politico, era realista come scrittore. E allora non si può dire, proprio perché Dante era reazionario come Pound,
E a proposito di Pound, mio padre diceva: il non a caso fascisteggiante Pound. Dillo corretto, il fascista tout court. Ed è il rapporto. Oggi si gioca sul fatto che casa, i parenti di Pound non sono d'accordo con Casa Pound, ma non ci pigliamo in giro. I Canti Pisani sono una poesia fascista dietro l'altra, dove si inneggia Mussolini che è appena morto in italiano. Pound interrompe il suo discorso in lingua inglese e dice, si commuove perché dice: Ben e la Clara a Milano, per i calcagni a Milano. Ok, io mi permetto allora, a questo punto di da moderatrice... dato che oggi invece diventeremo schiavi di Salvini dal punto di vista politico per inettitudine nostra, per volere nostro, per il nostro inconscio di dove vorremmo tutti essere figli di papà, tutti alla ricerca di un padre, quindi avremo come padre Salvini e come bastonatori e stupratori avremo quelli di Casa Paolo. Non c'è molta difficoltà a capirlo oggi. Questo lo dicevo però già nell'89. Naturalmente non mi mettevo questo cappello perché già allora mi prendevano per pazzo per le cose che dicevo. E se mi permettevo di criticare mio padre, mi succedeva esattamente la stessa cosa che spiega Alice Miller in un suo libro. Successe in Germania quando su Spiegel, mi pare, intervistarono il figlio di una SS, di un capo di campo di concentramento. No, la faccio continuare subito, solo giustamente chiudo un attimo perché sì. L'intervento adesso ha un senso dopo la regia, di questo punto, ma lei considera centrale. Mi è permessa di interrompere la sua... Io non sono simpatico a nessuno, ne voglio esserlo. Quindi se mi volete sono così. Allora, vorrei chiudere soltanto rapidamente. Intervistarono un capo di campo di concentramento, di cui non mi ricordo il nome, porta il nome di un SS, evidentemente, lo posso cercare qui, perché ormai il comunismo è virtuale, è in un cellulare, avete tutto, non avete bisogno del professore Sanguinetti o di altri professori, trovate molto di... Io sono inutile nell'università, è chiaro? Perché qua avete già tutte le informazioni, invece c'è già tutti i libri, le scrittrici di cui parlo nel mio libretto, non ho dovuto cercarle, le trovate tutte quante, sono tutte su Wikipedia, sono in siti, in banche dati delle università americane, certo non italiane, e trovate tutte le scrittrici italiane. All'Università di Chicago c'è un sito, a cui faccio riferimento nel libretto, dove trovate le scrittrici di tutto il mondo. Volete sapere nella Corea del Nord o in quella del Sud quali sono le scrittrici famose? Trovate i testi in coreano o in traduzione inglese, capito? La stessa cosa in Congo, la stessa cosa in Australia, dalle origini ai giorni nostri. Non sono più segreti per nessuno, sono soltanto fandonie che si raccontano a scuola e all'università. Perché su Wikipedia trovate le notizie. Non ho bisogno di fare lunghi discorsi su Laura Cereta, perché c'è una voce su Wikipedia dedicata a Laura Cereta. Trovate le sue lettere in latino di una bambina di 10, 12 anni, 15 anni, che è rimasta vedova, scrive in latino nel 400. Non tradotto in italiano, ma tradotto in inglese, dove parla di una res publica mulierum, di uno stato delle donne fondato sulla cultura e sul potere delle donne di gestire la cultura. Allora, io adesso passo la parola al professore. Era necessario far fare l'intervento nel momento adatto, perché altrimenti non aveva più senso. A questo punto cerco di essere sintetico, anche se la cosa diventa un po' complicata. Credo di averla semplificata. Ma questa parte qui era molto chiara anche a me, per la verità. Quando parla di corpo a corpo, testa a testa, non intendevo assolutamente termini di rapporto critico, insomma, allora, detto questo, c'era una cosa, però due elementi che a me sembravano coincidenti, li dico abbozzandoli. Per entrambi si trattava in qualche modo di cogliere la consapevolezza che c'era la nascita di un nuovo mondo che si stava formando, e che Edoardo Sanguinetti dice: idolo nuovo mondo nuovamente idolatrato, quello dell'oro sostanzialmente, la lupa così come veniva immaginata, ed è praticamente la stessa tesi più o meno di Federico. Il secondo elemento
che le tesi Dante sostanzialmente, e poi recupera questa cosa dell'idea di una commedia come romanzo teologico, teologico-politico, e che mi sembrava la parte in qualche modo la traccia da seguire nella, nell'indagine sul testo di Sanguinetti. Il punto fondamentale per arrivare dove? A un certo punto Sanguinetti scrive: il rifiuto della teologia dominante si esprime nell'opzione per i poveri, cioè per coloro che sono alienati, dominati, oppressi, sfruttati e umiliati. Questa teologia, il rifiuto di questa teologia dominante cita a questo punto la teologia della liberazione, che certo sembrerebbe apparentemente un azzardo contemporaneista, ma in realtà recupera perfettamente la tensione in qualche modo ideale che sembra ispirare, che sembra, lo dico io nel senso della mia come dire, perplessità rispetto all'ipotesi che tu fai insomma, all'interno del testo. La questione che mi sono posto di fronte a questa teologia della liberazione, ed è una domanda che mi pongo poi alla fine di questo racconto, se questa rappresenta una spinta utopica, cioè ma di un'utopia non negativa, di un'utopia positiva, o rischia di essere una retrotopia, cioè un ritorno ad un edenico mondo iniziale in cui tutto si in qualche modo trova una sua composizione. Sono interrogativi intorno ai quali ho continuato a giocare senza avere una soluzione precostituita. Il punto che a me sembrava poi il modo in cui Sanguinetti recupera il tema della teologia come romanzo teologico-politico è però legato all'idea dell'amore di Gesù. Lui scrive a un certo punto: l'amore di Gesù non coincide né con l'amore borghese su base economica né con il sentimento piccolo borghese di benevolenza. Il Dio dell'amore nella teologia della liberazione, come nella poesia della commedia, è quello che instaura giustizia. Sì, sulla posizione di teologia della liberazione. E questo è Zanotelli in Italia. Infatti è citato tra l'altro Zanotelli. Io sono partito da qui. Sono partito qui per vedere se mi ci ritrovavo nel senso di questa lettura. Perché una volta posto questo tema, adesso cercherò se mi riesce di operare delle sintesi, se mi riesce, se non mi riesce mi perdonerete, è perché a questo punto si pone il tema dell'idea di una pace universale. E capite, conseguente rispetto all'ipotesi iniziale della liberazione, di instaurare un regno di giustizia. L'idea di pace universale che in qualche modo si ritrova nella posizione politica di Dante secondo Sanguinetti. Il punto nevralgico di questa, a me sembrava in qualche modo, di questa tesi, di questa suggestione che poi diventa invece analiticamente dimostrata nel corso del testo, per questo è particolarmente denso e significativo, è che questa teologia della liberazione contraddice totalmente l'impero cristiano, cioè l'idea che la cristianità aveva come dominio totale. Siamo neanche negli anni delle ierocrazie, siamo negli anni Bonifacio, insomma tutti quelli condannati all'interno dell'inferno in qualche modo a Dante stesso, e quelli che poi tenteranno di censurare l'opera di Dante proprio in ragione di questa lettura particolare che veniva data della teologia. Qual è il problema? Adesso non vorrei tediare perché sembrerebbe particolarmente complesso, ma il punto è capire se vi è una lettura di un parallelo tra il demonarchia, mi pare che si dica demonarchia, non demonarchia, ma demonarchia, cioè senza il de. Monarchia, scusa. Anzi, si dice monarchia. Ah, monarchia. Come commedia o. Okay. Sì, è la tra monarchia e medievale. Ok. Tra monarchia e Divina Commedia, se vi sia una sostanziale coincidenza di obiettivi. Per fare questo tipo di operazione, però, Sanguinetti non, fa un'operazione di scavalcamento, no, passa attraverso un punto che sembrerebbe forse anche noioso da trattare, ma è il tema metafisico del rapporto tra intelletto attivo e intelletto possibile dentro la filosofia aristotelica. Tra l'altro Aristotele ha avuto il torto di non definire precisamente il ruolo e la posizione dell'intelletto attivo. Non voglio ricostruire il dibattito in quegli anni su questo tema, ma qual è il punto fondamentale?
Il punto è che Dante dà un'interpretazione che rompe con lo schema che era stato utilizzato anche da San Tommaso. Peraltro, sapete, insomma, normalmente anche nei manuali di storia della letteratura, insomma, il mondo di Dante è sostanzialmente legato alla filosofia tomista, ma in questo caso no, per due ragioni fondamentali che poi aprono insomma, due spazi di riflessione coincidenti. Il rapporto intelletto attivo e intelletto passivo tocca un problema che secondo me poi si è ritrovato nel corso della storia della filosofia. L'uomo ha autonomia intellettuale per costruirsi uno spazio di redenzione in terra? A secondo di come si legano i due elementi, se noi abbiamo bisogno necessariamente di un Dio che governi il nostro processo anche di costruzione mentale, oppure possiamo in qualche modo ritenerci autonomi in questo processo ideativo. Se dobbiamo legarci necessariamente all'esistenza di un Dio, non siamo autonomi e da esso dipendiamo. Se siamo parzialmente autonomi, beh, noi siamo in parte, come dire, quella, come lo dichiara lui stesso, siamo sostanzialmente una figura intermedia tra mortale e immortale, o se volete tra corrompibile e incorruttibile, che è la posizione che assume Dante. Una volta assunta, allora faccio una parentesi per dire quanto sia importante questo processo. Quando si attiva poi il luteranesimo e quindi si rompe l'unità della Chiesa, uno dei discrimini sarà proprio se la coscienza individuale è nelle condizioni di interpretare la Sacra Scrittura o ha bisogno di un'autorità che in qualche modo la governa. Mentre le religioni riformate, con tutte le contraddizioni di questo mondo e con tutti i potenziali limiti, in qualche modo spinge su questa seconda possibilità e concede la lettura diretta del testo biblico come luogo di formazione dell'autonomia intellettuale, nella Chiesa Cattolica non è così. Vi è un potere che deve sanzionare ciò che è legittimo e ciò che non lo è, che deve governare i nostri processi mentali fino a definire i principi di identità sulle quali si costruisce la nostra specie, per certi versi. Uso questa espressione, immaginate il senso lato. A questo punto, solo a questo punto, Sanguinetti in qualche modo ci aiuta a fare il passo ulteriore. Cerco di spiegare qual è. La domanda è intorno a che cos'è l'umano. Se noi vogliamo immaginare l'attuazione del mondo di giustizia sulla terra, dobbiamo rispondere alla domanda: quale pace? È una delle due domande. L'altra: ma per quale umanità? Su quale umanità più o meno ho cominciato a dire quali erano le indicazioni che mi sembravano più interessanti. Poi a un certo punto Sanguinetti scrive l'umana civilitate e cita un lungo passo della monarchia, dentro il quale io ho ritrovato né più né meno che termini che voi ritroverete mutatis mutandis, facendo un salto di 2-3 secoli in Kant. Quando lui parla a un certo punto di sedendo e riposando, l'uomo, perfezione, imprudenza e sapienza, è evidente che il genere umano, crescendo, prudenza e sapienza, nella quiete, nella tranquillità, si trova liberamente e facilmente nella propria attività. Ora, questo passo, lui dice, qual è l'attività? Speculare e agire di conseguenza. Se voi aprite la critica della ragion pura, i due temi sui quali si ferma Kant è la teoretica, cioè come in qualche modo speculare, pensare, e poi dall'altra parte la ragion pratica, cioè come poi agire nell'ambito della vita attiva. Questo tema, che insomma sembrava lontano, però poi mi è ritornato alla fine del percorso, perché una volta stabilito che cosa debba essere l'umano, e l'umano è il ritorno a sé di questa dimensione, riflettendo e agendo sulla base di ciò che si riflette, di quanto si è riflettuto, assume poi una forte intensità il tema della pace. Qui però, devo dire, ho cominciato ad avere le mie difficoltà e ho cominciato ad avere rispetto al testo una posizione di non totale adesione, mentre tutto il percorso era
secondo me anche, insomma, di solito non lo dico, poi non devo né essere simpatico né antipatico all'autore, non me ne può fregare di meno. Cioè, lo avevo trovato estremamente stimolante. Questo abbiamo chiarito, che la cosa è reciproca. Per cui, rispetto a tutto questo passaggio, l'avevo trovato estremamente interessante, tanto che poi suggeriva costantemente di andare a riprendere i libri per cercare di confrontare, verificare, eccetera. E quando questo avviene vuol dire che il testo è estremamente denso e significativo. Qual è il problema? Però io non ho scritto un libro su Dante, è uno. Sì, sì, no, è uno. Io ho chiarito all'inizio qual è il passaggio. Se sapevo, se sapevo che finiva così, non lo scrivevo. Vabbè, forse no. La presentazione. Anche perché, cioè, di Dante la questione è questa: è sempre una narrazione maschile. Vogliamo dire una cosa, vogliamo sentire parlare delle donne e vogliamo che si parli di questo. Si può? E non dovevate invitare me. Dovevate invitare me, dovevate invitare me. Magari per dire che sono rattuso, va benissimo. Se dovevate fare una cosa che riguardasse soltanto il discorso femminile, c'è un capitolo. Ma non è un capitolo, sono più di un capitolo. È un capitolo molto lungo su cui si sono. Il capitolo centrale in realtà è un capitolo sulla violenza domestica. Andiamo. È un capitolo sulla violenza domestica, questo è il capitolo centrale. Non ci si rende conto di quanto. E tutto il libro è sul femminicidio culturale. Esatto, di parlare delle donne. Perché il femminicidio, come lo si. Perché non si può fare a meno del femminicidio in questa società? Perché? Non ne possono fare a meno neanche le donne. Perché stanno fino all'ultimo con l'uomo che le uccide, cioè che quindi no, c'è un grosso problema. Sì, però, non c'è però un magari attimo, ma no, lei ha perfettamente ragione. Sì, no, allora, è l'assenza di comprensione, perché anche il messaggio non capire. Però quando si fa un tavolo di discussione, no, però ha ragione, siamo qua, siamo in pochi, chiacchieriamo tutti quanti. Tanto più che il mio libro non è un libro su Dante. Capisco che c'è anche Kant. Io Kant, io ringrazio per il riferimento a Kant, perché mi dà l'occasione di capire che a me non mi sono laureato con Gerratana, perché Gerratana era un kantiano colorato di marxismo, chiaro. Con tutto ciò era un kantiano legato al neocantismo, evidentemente. Io invece avevo un'altra lettura di Kant, quella che oggi nessuno dei presenti forse ha in mente, perché siamo in un altro momento storico. La lettura di Kant fatta da Lucien Goldman, che ha scritto un libro su Kant, dove fra l'altro il problema della pace universale in Kant è strutturato molto bene, in questo libro, e vede tutti gli aspetti progressivi e illuministici di Kant che poi la borghesia si rifiuterà di vedere. Quindi collega Kant giustamente all'illuminismo e a tutta la cultura francese del periodo, eccetera, 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 alla rivoluzione francese. Perché qua non è l'uomo in astratto, la donna in astratto. Questo mio libretto è un tentativo, se posso dirlo a questo punto, di fare qualcosa a un preciso modello implicito e persino esplicito, perché è citato. È il libro di Joyce Lussu, Padre, padrone, padre eterno. Di questo libro bisognerebbe parlare, dovremmo renderlo obbligatorio in tutte le scuole. Una volta su internet era accessibile, lo potevo scaricare, anni fa l'ho scaricato. L'hanno ristampato, adesso è esaurito anche questo libro. È introvabile. Fotocopiatelo e leggete. A tutti i bambini, dall'asilo fino all'università, ogni anno rileggetevi il libro di Lussu, Padre, padrone, padre eterno. E pensate al sottotitolo, che è Breve storia di schiave e matrone, villane e castellane, streghe e mercantesse, proletarie e padrone. Non dice breve storia della figura femminile, che non esiste, se non nell'immaginario borghese dominante, per cui siamo tutti ipnotizzati da questa cazzo di figura femminile, che è una figura fallologocentrica, è una figura analfallocentrica, come la chiama Antoinette Fouque. Siamo immersi nell'analfallocentrismo e il neologismo di Antoinette Fouque. Chiaro?
Allora, il mio compito oggi è difficilissimo. Adesso me ne vado a vedere. Aiuto. È il più semplice di questo mondo. No, no. Allora, lei ha posato i suoi... No, no, ho posato gli appunti, ma insomma, faccio due osservazioni. Io di donne preferisco che parlino le donne. Questa è la prima osservazione. Lo dico sinceramente, sono in posizione di ascolto rispetto a femminile, non in posizione di io sono in posizione di dialogo. No, 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 beh, di dialogo, ascolto. Ascolto. Proprio perché ascolto, rispondo e parlo. Non sto ad ascoltare la figura femminile. Io sto in posizione, ma lascia per ma no, ti spiego. La sono invitato qua per spiegare la mia posizione. Se vi interessa, beh, no, se non vi interessa, vi saluto. Scusi, se si allora continua così, io vado via. Perché se c'è soltanto un confronto, no, no, io deve essere la moderatrice deve intervenire, allora, non lei mettere in posizione di ascolto nei confronti dei maschi. No, ma allora il problema è la donna presente. Sì, allora abbiamo interrotto e lei ha risposto. Lei il professore stava finendo, ha finito. Quindi continuiamo nella nostra, nel nostro tavolo. Pensavo di dover discutere o che mi interessava discutere. Non si va a essere l'elemento per cui parliamo di altri fino a domani, non ascolto gli altri. Bello quando ah, no, ma quando il libro è di tutti, esatto. Nel momento in cui il libro viene letto, ognuno di noi si soffermerà su un capitolo. Il libro, no, non è più il libro non è più dell'autore quando io lo leggo, diventa mio perché io appunto arrivo accanto anche se non è citato. Chiaramente mi rendo conto che diventa difficile perché ci sono delle posizioni intellettuali e lo dico tranquillamente che rileggere Dante è importante perché Dante viene letto nelle scuole e il professore Sanguinetti fa una rilettura di quello che è il contesto di Beatrice e quando parla di vergine madre figlia del tuo figlio è qualche cosa che non ci viene insegnato. La figura del femminile viene esaltata, quella di Francesca da Rimini, che è una donna sospiri e fiati, loca, allora, che non capisce quello che sta leggendo. Altri professori legge il testo di Lancillotto e fa svenire Dante, ma non perché Dante si commuove perché dice poi questa povera, l'amore, la donna poverina, fragile, si commuove, dice questa, e si commuove e sviene perché ha trovato un'oca che non sa leggere. Perché nel romanzo di Lancillotto si racconta di come Ginevra bacia Lancillotto, è lei che decide di baciare Lancillotto, perché Lancillotto è timido. È la regina che bacia Lancillotto e lei invece cosa dice per giustificarsi? Dice, quando leggevamo un giorno per diletto di Lancialotto come amor lo strinse, sole eravamo sempre. Quando leggemmo il disiato riso, esser baciato da cotanto amante, è una... Allora, il Lancillotto Ambrosio, era l'equivalente delle telenovelas di oggi, era una cosa che vedevano, leggevano tutti, era evidente che non era che quella mente rovescia i ruoli, vuole l'uomo che non vuole più la responsabilità della donna come soggetto erotico, pensa alla donna come oggetto erotico. Dante scrive la sua più celebre canzone: donne che avete intelletto d'amore, intelletto d'amore, non i sentimenti che ti fanno stravedere come gli animali, per cui non hai intelletto d'amore e non hai neanche intelletto per capire. E allora De Sanctis dice: questa è la prima donna della nostra letteratura, ecco la donna vera. Ma è la donna falsa per Dante. La donna vera è quella che ha intelletto d'amore, cioè che ha una posizione di soggetto politico. Dante scrive una canzone, Doglia mi reca nello cuore ardire, che presumibilmente doveva essere l'ultima canzone commentata nel convivio del quindicesimo libro, dove invita le donne a non andare a letto coi borghesi, perché per i borghesi le donne sono merce, o perché si comprano la moglie e le doti sposandole, o perché sono puttane. Certo, perché poi questa antinomia, no, linguistica della donna. E quello è il punto, come nella letteratura, io sono una studentessa laureata in letteratura, diciamo che... Antinomia, sì. Antinomia, sì, insomma, non ci formalizziamo... No, ma no, però lo dico perché possiamo... Perché, ma non perché voglio correggere! Perché se sbaglio vi corrigirete, certo. è un fatto di civiltà, certo. Correggere, perché, o se no devo lasciare la gente nell'ignoranza, e me stesso nell'ignoranza, no, voglio che cresciamo tutti quanti insieme.
è sempre questo il ritratto di opposizione, nel senso che da un lato c'è questa donna e dall'altro quest'altra donna, e queste due donne non possono essere unite, non vengono comprese, vengono messe ognuna in un compartimento dal quale chissà come, in maniera strumentale, dovrebbero uscirne fuori con le loro forze, eccetera. In realtà ovviamente la narrazione maschile non presuppone assolutamente una narrazione della donna, bensì una semplicemente curazione, una specie di sepolcro dentro il quale deve stare, in una categoria, in una delle due categorie. Allora, io però vorrei dare un attimo voce giustamente ai relatori, perché abbiamo anche il professore Tulino che è in attesa, addirittura lo copro io, ho più volte cercato di mettermi indietro per noi siamo abbastanza è finito, c'è il muro. Ormai, no, conosciamo. Però posso, scusi professore, prima di passare a lei, io sono brevissimo, volevo dire questo, spazio invece noi, loro, almeno io ho seguito il professore lì in tutto quello che era la sua disamina del libro ed era d'accordo. Adesso incominciava a dire dove non era d'accordo, ma aveva un'altra opinione. Non l'abbiamo fatto parlare. E secondo me quello è importante. È importante, molto importante. Cioè, l'abbiamo tagliato. Abbiamo centrato un altro elemento. Perché probabilmente è di un altro tipo di interesse, però allo stesso tempo anche il binomio, quando le donne parlano di donne, anche come o santa o puttana e tutto il resto, io mi trovo per esempio non d'accordo, perché la donna contiene una santa e una puttana. Perché dobbiamo dire? La donna borghese. Ecco, e questo essendo è il concetto. Merce, per forza. Siamo noi stesse a volte che entriamo all'interno di determinati tipi di categorie, spersonalizzandoci, perché siamo delle persone. Allora, se continuiamo così, però posso un attimo, momento, avete detto che un attimo. Allora, se continuiamo così a fare il ping pong, tra poco se ne vanno tutti, tranne la moderatrice che deve rimanere per forza sulla testa. Allora, un momento, perché c'era una posizione dopo dove non era d'accordo e ci saranno le domande anche dal pubblico, naturalmente si può fare un giro di domande. Adesso non togliamo giustamente, perché già lo sto tagliando io proprio fisicamente, perché sto cercando ma dirò cose meno profonde di quelle che ho sentito, sia dal collega. Io spero di non dire cose profonde. Nel senso che rifacendosi un po' all'intervista che il professore gentilmente ci concesse qualche tempo fa alla radio, io sono d'accordo che sia stato affrontato il tema di Dante, perché occupa un posto centrale. Certo, non è solo l'unico argomento della storia letteraria in poche righe. A me veniva in mente che, così, ripeto, scendo un po' a livelli meno alti dei colleghi che mi hanno preceduto, il collega professore, non basso sono... di tutti. Cioè non è chiaramente un bignami per alunni pigri. Sono pagine molto, molto ispirate, molto ispirate da Joyce Lusso. Gli argomenti sono tanti, non so, censura nella storia letteraria. Io mi sono soffermato su questo primo capitolo, ma così, in maniera a livello di impressioni, non a livello di disamina letteraria, a livello di impressioni. L'impressione, diciamo, che si cerca, anche attraverso quest'opera che ho trovato molto molto interessante, di sollevare un velo sull'altra faccia della letteratura. Ora non dico la faccia femminile, l'altra faccia, ma sulle altre autrici. Alcune, devo dire, è una mia ignoranza, ne ignoravo assolutamente l'esistenza, insomma, qualcuno... No, vabbè. Sono la borghesia ha lavorato benissimo per cancellare e il tema che mi ha colpito, ma che poi un po' è un filo rosso che percorre un po' di vari argomenti più o meno, è quello dell'esigenza di creare un nuovo canone letterario, non solo un canone letterario con gli autori, ma anche gli autori sono stati oggetto di censura, gli autori maschi, ma un canone letterario che dia spazio, giusto spazio e giusta presenza alle autrici. Ora, nelle altre arti,
banalmente mi sembra di vedere che qualcosa è stato fatto a livello proprio di coscienza collettiva, oserei dire. Nel senso che quando noi pensiamo a Diego Rivera, parlo di arti figurative, ormai addirittura Diego Rivera è un grande pittore del Sicilia. Accanto a Diego Rivera ha preso piede e addirittura ha sostituito come Frida Kahlo, come importanza, giustamente, dico, giustamente come qualità dell'opera. Non so, un po' meno per esempio, faccio qualche esempio, scusatemi la banalità degli esempi, un po' meno quando sentiamo Rodin, scultore, pochi ricordano Camille Claudel, che è stata la sua musa ispiratrice, ma soprattutto una scultrice di altissimo livello, insomma, e così via. Per cui nella storia letteraria forse questo processo è un pochino più arduo, un pochino più lento, un pochino meno... qui mi rivolgo al collega. Ma no, che la storia letteraria nel Novecento, per la borghesia, le donne va benissimo se scrivono perché sono un fenomeno di moda, però non sono un fenomeno che poi passa alla storia. È chiaro? Certo, se oggi certo. Una donna scrive poesie, anche sceme, e dico, oh, che poetessa, eccetera. Chiaro. Ma quelle che hanno scritto di teologia nel 400, infatti volevo dire, o poesia nel 400, come Cristindo e Pizan, è chiaro, ma queste scompaiono. Posso intervenire un attimo? La differenza fra... Io però vorrei far continuare un attimo il professore. No, ma no, non è che non puoi intervenire, voglio solo terminare. No, se no ti crea troppe... Farò le domande di rito a chi di dove. No, volevo terminare e dire che, comunque... Per cui questo libro, insieme ad altri, può contribuire a sollevare qualche velo ed è anche molto stimolante, interessante. Una cosa, sembra quasi uno spot, però d'altra parte la presentazione di un libro che stiamo facendo. Mi sembra anche che lo stile con cui è scritto, uno stile chiaro, che non è scevro da approfondimento e da rigore, è una sua dote, uno stile chiaro, giornalistico. Non è un libro accademico, e lo è pubblicato da un editore non accademico, costa 10 euro e questo è pubblicato con questo editore che non lo stampa, perché volevo un libro che potesse essere accessibile praticamente ogni tasca, che costa meno che andare al cinema. Certo, no. E dunque accanto non sarebbe opportuno, ecco, sottolineare questi aspetti, pagine, ripeto, molto ispirate, molto meditate, e quindi che può integrare, ripeto, io da tempo che non sono più nella scuola, però le storie letterarie, per quello che ricordo, quel poco che ricordo delle storie letterarie, mi sembra che siano abbastanza carenti da questo punto di vista. Per cui ben venga un prodotto del genere. Che però non sta nei programmi ministeriali, quindi è un altro problema. Non apriamo altre cose. Il progetto politico che è stato dimenticato. Il programma ministeriale, no, perché penso che anche il collega Deppe D'Antoni, che è un insegnante di letteratura italiana. Esatto. Ma insegno storia e filosofia. Sì, però insomma. No, però non la polemica anche su cosa si insegna. No, veramente come hanno viaggiato. Le polemiche. Perché le polemiche... No, nessuna polemica, dicevo, assolutamente non ha atteso, certo, come dire, la presentazione di questo libro d'altro. Posso rispondere a queste questioni che sollevo un momento, più rapidamente possibile, poi do volentieri la sua risposta. No, ma io ho finito, per cui niente, un testo, secondo me, posso dire solo questo, un testo che va benissimo per gli addetti ai lavori, ma anche un testo che... Che vuole approfondire questi aspetti molto allora, interessanti. In qualche modo volevo ricollegare tutte le questioni trattate adesso su un punto che per me è decisivo. Ho già detto cos'è per me la figura femminile, l'ho detto in una maniera sintetica però espressivamente chiara. Volevo dire che il problema dell'assenza delle scrittrici oggi è un tabù che non esiste più, perché basta saper usare il cellulare, che naturalmente vogliono proibire nelle scuole. Perché nel cellulare, attraverso internet, avete tutto quello che cacchio volete sapere.
Non c'è più bisogno, insegno filologia italiana, non serve il manuale di Stussi, perché le nozioni che sono nel manuale di Stussi le trovate su Wikipedia, una per una, in maniera più ricca e aggiornata, anche dal punto di vista bibliografico, di quanto c'è nel migliore manuale del migliore professore di filologia italiana della Normale di Pisa, un'università dove le donne nel dopoguerra non potevano insegnare né accedere, ancora nel dopoguerra, perché Giovanni Gentile, che è stato il rettore della Scuola Normale, fece un discorso a suo tempo per la Scuola Normale che ci voleva un'educazione virile, che le donne nella Scuola Normale non dovevano entrare. Allora, quando le donne chiedono di entrare alla Scuola Normale o chiedono di non fare la fine che Villon vorrebbe fare a loro, potrebbe sembrare che hanno del risentimento. E c'è Bloom che dice che il femminismo, quando si occupa di problemi di letteratura, dice delle scemenze perché vuole distruggere il canone animato da un risentimento. Perché le donne non sono presenti, come se liberamente non potessero oggi scrivere. Allora, attenzione su questo punto del risentimento, perché nel mio libretto sono stato chiarissimo da cosa nasce sto risentimento e da dove viene. Io cerco soltanto, come un bambino, perché per fortuna sono rimasto bambino e non sono diventato adulto, ma non il bambino... Non di Petrarca. Ma no, sì, non il bambino di Pascoli, non il fanciullino, istupidito dall'educazione borghese. No, un bambino sano, che non è necessariamente discolo, perché non è che se tu sei l'educazione borghese sei educato e invece sei un cafone, se sei autentico, al contrario. Non ho intenzione di perdere la mia autenticità di individuo per assecondare i gusti della maggioranza, mi dicono oggi, no? Perché noi siamo la maggioranza, Salvini è la maggioranza. Risentimento? Allora, risentimento. Il risentimento è di De Santis nei confronti di Tiraboschi. Perché nella storia della letteratura italiana ci sono tutte le scrittrici in tutti i secoli. E la borghesia che ha avuto risentimento nei confronti delle donne che hanno scritto e le ha cancellate. Ed è Santis che inventa, in realtà, il mito masturbatorio della figura femminile. Perché la storia della letteratura italiana di De Santis è pienissima di donne. Da Francesca da Rimini in poi sono le donne create dai letterati, come li vedono i maschi. E questa concezione De Santisiana borghese, che già in Nuccio c'è, prima di De Santis, in Foscolo, in Emiliani Giudici, ma che nella storia della letteratura italiana, fin dal titolo, ha programmaticamente lo scopo di essere una risposta a Tiraboschi. Per cui Tiraboschi passa come l'erudito, pieno di cose che non servono a niente, cioè pieno di scrittrici. Che lui leggeva ed era un gesuita, non uno delle Brigate Rosse o di sinistra o un D'Alema della letteratura, non un Azor Rosa che dà attraverso la sua Zancan spazio a chi? A Santa Caterina da Siena. Per Tiraboschi Santa Caterina da Siena è una che non sa scrivere, e c'ha ragione Tiraboschi, uomo di chiesa. Anche perché quello che scriveva Santa Caterina lo scriveva sorvegliata da un superiore, era censurata in partenza, non Gaspara Stampa, che scrive secondo i modelli maschili, accontenta il petrarchismo dell'epoca, eppure centrale per Zancan e per Azor Rosa, e naturalmente non una scrittrice del Novecento, importantissima quanto volete, come l'autrice la famosa autrice di Una donna. Posso allora, risentimento, posso, il risentimento, il risentimento è della borghesia nei confronti delle donne, non delle donne dopo. Appare come risentimento se le donne credono di non essere mai state in grado di scrivere. E allora è uscito giorni fa a Genova, dove ci sarebbe il mio editore che non ha mai voluto presentare il mio libro, a Genova,
è uscito sul secolo XIX, il quotidiano di Genova, l'articolo di una studiosa, di una giornalista, che dice: il patriarcato ci ha sempre impedito di scrivere. Ma perché non usa internet e il cellulare? Non si collega sui siti americani dove ci sono le scrittrici di tutto il mondo? È ridicolo, capite? Oggi non abbiamo più la censura. Censureranno Facebook, è già censurato, censureranno internet, fra un po' non accederemo più, perché qua si possono sapere troppe cose. Allora, io prima di passare proprio al dialogo, visto che comunque c'è la... E il punto di vista omosessuato di De Santis è chiarissimo quando De Santis dice: se volete cercare il femminile in letteratura, non dovete cercare una scrittrice, lo dovete cercare in Tasso! È Tasso per De Santis, è la donna, e non è questo un punto di vista analfallocentrico. Allora, io proseguirei così. Sì, io dare un attimo voce a te, però poi prima di dare di nuovo voce per chiudere, dare un po' di voce alle domande, visto che lei si è anche avvicinata, proprio perché giustamente... Io partirei dal capitolo 4. Il capitolo 4 si chiama Violenza in famiglia e umanesimo. Chiaramente dal mio punto di vista è un capitolo molto attuale anche per il tipo di attività che svolgo e mi volevo soffermare, partendo dalle file di quello che leggevo, sul caso di Carlito, che è un caso di cronaca che ha fatto molto scalpore. E la domanda è: come mai questo caso di Carlito è diventato tanto importante rispetto a tanti figlicidi che esistono? Non è né il primo né l'ultimo, perché la madre era presente. E chiaramente, siccome nella nostra logica culturale che ci è stata imposta delle madri, tutte donne, la madre chiaramente che non interviene, non quindi anche lei vittima di violenza, perché questa donna è una vittima di violenza e della violenza assistita, ovviamente lei è la prima carnefice, perché mossa dall'amore di fiati e sospiri, quindi per amore lei non è intervenita, non ha salvato questo figlio. In realtà non è così. Da queste poche righe, che non sono poche, vediamo come l'uso sistemico della violenza come scopo educativo sia passato non solo attraverso le letterature, ma tutto il concetto che poi è anche ecclesiastico e dogmatico del concetto del monoteismo. Perché è chiaro che nel momento in cui il femminile è stato rimosso ed è stato truffato, perché c'è un dio uomo che parla e non c'è più la polis che esisteva delle divinità, e quindi il femminile viene rimosso anche qui, il problema per la donna nasce nel momento in cui comincia ad esserci il primo organo di Stato. Nel momento che c'è una funzione di Stato, il matriarcato viene totalmente allontanato e la soppressione del femminile passa attraverso quello che è l'educazione, spesse non furiosi botte. E queste pagine sono attualissime. Sembra addirittura che il DDL Pillon si sia ispirato poi a quelle che siano state le citazioni di Matteo Palmieri nella Vita Civile, come la donna sia di proprietà dell'uomo. Questo concetto è in seno a moltissime donne. Se l'altro giorno la Santanchè ha detto che chi ha i soldi ha il potere, automaticamente spiega che la questione femminile e il patriarcato... Le donne devono cercare uno che ha i soldi e è interclassista, comunque, ma sicuramente... La meritocrazia oggi significa avere soldi in tasca. Avere soldi in tasca. E molte donne... E saper fare soldi in maniera illegale. Assolutamente. E molte donne, purtroppo, come la Santanchè, si dichiarano fasciste, non ricordando che la cultura... Ma perché le donne non hanno votato Berlusconi? Assolutamente sì. Non hanno votato Renzi, non votano Salvini. Hanno votato Trump. Ecco. E quindi l'analisi, secondo me, da fare, da riflettere, è che noi donne siamo più numerose rispetto agli uomini. E il perché abbiamo permesso alla borghesia, o come lui dice, o al capitalismo, come vi dice qualcun altro, o al patriarcato, di comandare? Allora facciamo il gioco del maschilismo. Noi donne, povere donne, abbiamo dato il comando agli uomini. Io non credo sia così, credo che questa è la risposta che dovremmo darci. Di questo tacito accordo, secondo me, che le donne hanno siglato all'inizio e che oggi cercano il riscatto, ma con un'aria mozzata, perché dobbiamo ricominciare a leggere dalle letterature. Il tema della violenza alla famiglia. Certo. Allora, Alberti scrive un trattato dove spiega che l'ideale di una buona famiglia è la masserizia e naturalmente una donna che sia serrata in casa, è l'espressione di Alberti,
a occuparsi di masserizia, ad essere lei stessa masserizia. Se la moglie si trucca, dice l'anziano della famiglia Alberti, un brano che forse non ho citato, per brevità, se la moglie si trucca, come farle capire che non deve truccarsi per piacere agli altri? Non bisogna dirglielo brutalmente, bisogna dire, ma cosa è successo quando sei passata dalla cucina, che ti sei imbrattata tutta quanta così? E poi, se lei continua a truccarsi, dire, ma guarda la statua del santo che abbiamo in casa. Cosa succederebbe se noi la dipingessimo e la truccassimo e poi volessimo venderla? Dice, così, non varrebbe più niente. La donna, la moglie, è paragonata alla statua del santo di casa che viene truccata e poi non si può vendere se si rovina. Erano bambine che i mercanti nel 400, quando Leon Battista Alberti scrive il trattato, che si sposavano a 10, 11, 12, 13, quando erano vecchie a 14 anni. È così che nasce la storia della borghesia, a Firenze col banco delle doti, con i soldi che si fanno sposando delle bambine e facendole morire di parto, perché ogni 9 mesi erano incinta. Appena muoiono di parto, un altro matrimonio e un'altra dote. Abbiamo i diari dei mercanti fiorentini e i loro diari sono pieni di queste notizie, notizie di affari e notizie di famiglia. Morì la povera moglie, dice della moglie, morì il giorno tale, lasciandomi 4 figliuoli maschi e 3 figliuole femmine. Di questi 4 figliuoli ne sono sopravvissuti 2, delle figliole ne sono sopravvissute 1, eccetera, eccetera. Passa una settimana, si risposa con un'altra. Questa è la vita dei mercanti, il banco delle doti, dove raccoglievano i capitali. E infatti a Firenze non trovate grandi scrittrici. Trovate Macigni Strozzi, che scrive delle lettere familiari, ma non trovate una trattatistica femminista. Questa la trovate in Veneto, perché nell'area veneta avete quello che Marx chiama il capitale commerciale, diverso dal capitale industriale a Firenze. Qual è la differenza tra capitale industriale e capitale commerciale? Il capitale industriale è estremamente rivoluzionario, il capitale commerciale è conservatore. Venezia rimane una città aristocratica, c'è il doge. Non c'è il tumulto dei ciompi. L'Italia ha avuto non solo la disgrazia di essere il primo paese capitalistico, definizione che dell'Italia danno Marx ed Engels, se volete la citazione dei padri della Chiesa, del comunismo, avete bisogno delle citazioni, ma lo posso dire anche senza citazione, effettivamente è il primo paese capitalistico della storia. Firenze in questo senso. Il capitale commerciale invece è conservatore e allora rimane un'aristocrazia e rimane un potere politico delle donne. Vorrei citare, perché non mi ricordo se l'ho citata nel libro, ma lo faccio adesso, una frase sconvolgente di Wollstonecraft. Wollstonecraft alla fine del Settecento scrive il primo grande trattato femminista moderno. Lo fa in concomitanza con la Rivoluzione Francese. È naturalmente un trattato splendido, pieno di intelligenza, non trovate l'oca giuliva, non trovate la figura femminile, trovate una donna che pensa e scrive con un'intelligenza e una profondità che non trovate in Rousseau, perché è tutta una polemica con Rousseau. Rousseau che faceva i figli e li spediva in orfanotrofio. Fra l'altro, quando ero bambino, mio padre mi disse, se potessi farei come Rousseau. Farei tutti i figli e ti manderei per primo a te in orfanotrofio. Questa è stata l'educazione di mio padre. Non lo posso fare perché purtroppo ho sposato tua madre e lei voleva un figlio. Poi mi ha fregato perché ne ha fatti 4. Perché l'ha fatto solo. Certo, perché mia madre, con tutto quello che diceva mia madre, per esempio mio padre diceva laureati, e poi diceva, prova a entrare nell'università, diceva mia madre e mio padre, l'università è piena di cretini, c'è spazio anche per te, diceva mia madre, e mio padre ha provato e ci è riuscito con 1000 difficoltà, perché ha perso il concorso a Torino, l'hanno licenziato all'università di Torino, è venuto per un periodo a insegnare a Salerno, appena potuto se n'è scappato a Genova, eccetera.
Anche a me volevano cacciarmi dall'Università di Salerno, perché davo fastidio. Mi fecero una proposta, mi telefonò un professore di Cagliari. So che a Salerno hai dei problemi. Non c'ho nessun problema. No, perché se vuoi ti posso aiutare se ti vuoi trasferire da un'altra parte. No, io sto benissimo qua, grazie. Pizza, sole, mandolino. Non devo andare a fare lo schiavo da nessuna parte. Perché se mi volevo trasferire a Ferrara, dove il professor Paolo Trovato mi disse perché non vieni a Ferrara, facciamo una bella equipe, andavo a fare il portaborsa del professor Trovato. Allora gli dissi, ma poi mi fai fare carriera? Eh no, non lo so. Ah, se mi vuoi fare proprio, me lo dici in faccia che mi vuoi come portaborse. Me ne sto a Salerno felice. Chiaro? Allora, io adesso posso dare finalmente voce anche a lei che si è avvicinata. Non penso solo a lei. Prima di dare, chiedo scusa, mi interessava anche se no, lasciamo fare le domande, sono le 8. Volevo sentire conoscendolo molto bene. No, possiamo fare tutto un ciclo di lezioni su Dante, per carità di Dio, ci leggiamo Dante. Allora, tra l'altro è uscito la prossima settimana, esce la seconda parte del Paradiso nell'edizione critica curata da una mia allieva e da me, e poi quest'anno dovrebbe uscire l'Inferno curato da me. E poi l'anno prossimo il Purgatorio, sulla base del più antico codice di sicura fiorentinità. Quindi abbiamo finalmente un codice fiorentino più antico del Tribunziano. Sono constatazioni finali, diciamo. Costannazione finale. Che toccano all'autore, le costannazioni finali. Per fortuna che non l'hai detto le osservazioni, quello che il professore non credo che tocchi a nessuno, sì, che ha un altro nel mio mondo, non sono al suo. Ad ogni modo. Oddio, ma non lo so, ma come mai toccano a loro, non è che voglio dare il cesto, non esatto, è l'autore che fa di solito. Realmente non riesco, scusami, essendo il presidente del posto dove ti ospita, non riesco a capire l'acrimonia nei confronti delle persone che sono venute qua. Stanno mettendo gentilmente il loro tempo a disposizione gratuitamente per fare un dibattito, non capisco perché devono essere attaccati. Questo non te lo consento, cioè, con tutta l'educazione di questo mondo. Allora, tu vuoi fare le constatazioni finali? No, il professore non fa la constatazione. Se poi vuoi chiudere tu, cioè, come vuoi questo che stavo dicendo? Però il senso è che il professore è il nostro ospite. Un attimo, però, se tu chiedi, no, aspetta, da moderatrice, no, un momento, da moderatrice, se tu chiedi il professore che lo interrompi, nel termine, allora. Sono due constatazioni senza che questo sia ritenuto sovversivo, sono felice. Nessuno ha usato il termine sovversione alta. Conclusive, allora le conclusioni, se per me. Volevo dire, professore, quello che lei ha detto prima al professor Trump. Ah, io? Sì. Pensavo lui. Lei diceva prima in maniera molto sobria nella narrazione della letteratura, questo processo di rivalutazione del femminile è un po' più lento. Io non la vedo così. Penso che Foucault, io la vedo in maniera, la vedo alla Foucault, e penso che nell'ordine del discorso lui spieghi perfettamente che ci sono delle ragioni che sono motivate per cui non è permessa questa narrazione. Punto, perché si basa la nostra società sul rimosso del femminile. E si basa sul, posso intervenire? Sul rimosso di un dato fondamentale che io ricordo due volte in questo libretto. Mi faccio questa domanda. In questo mondo che è dominato dalla proprietà privata, esiste la proprietà privata? Sì. Tant'è vero che la proprietà collettiva, la proprietà di Stato, viene smantellata. Allora, nel mondo, globalmente, in che modo, dal punto di vista, come si usa dire oggi, di genere, cioè fra uomini e donne, in percentuale, qual è la proprietà privata in mano ai maschi e, in percentuale, qual è la proprietà privata in mano alle donne? Domanda. Provate a dire. 50% e 50%? No,
Siamo al 2%, meno dell'1% è in mano alle donne. E possiamo parlare anche del lavoro da questo punto di vista. Leggiamo delle statistiche sul fatto che il lavoro quotidiano svolto da una massaia, eccetera, corrisponde al 70% del lavoro. Ma hai detto nel mio libro. Non retribuito, non riconosciuto, non niente di niente. Ora, questi sono dati non di un particolare circolo marxista legato a Rifondazione Comunista o cose di questo genere. No, sono dati della Caritas, inchieste della Caritas. E quando io ho dato questi dati anni fa, quando i colleghi dell'università, gli accademici mi prendevano ancora sul serio, adesso per fortuna non mi invitano più da nessuna parte, e magari non mi inviterete mai più neanche voi, fate altre chiacchierate, io verrei tutti i giorni anche le mie presentazioni quando volete. Finché campo, e spero che sia breve il resto della mia vita, perché sono stanco di fare una vita di merda, ma come penso tutti quanti, non è che abbiamo un tale futuro così luminoso davanti. Dunque, mi chiesero di scrivere in una pagina per l'agenda letteraria dantesca. Mi arrivò una telefonata dalla società dantesca, dice: potresti scrivere una pagina dove dici, in una pagina, perché Dante secondo te è importante? Lo chiedono a ogni dantista ancora oggi, ogni anno. Quell'anno capitò a me, non mi ricordo qual è esattamente l'anno, sarà stato 2002, 2003, 2004, una cosa del genere. Mi telefonò questo Rizzoni, mi chiese se potevo fare questa cosa, la faccio e metto come dati questi che allora erano usciti su un articolo di Repubblica, che le donne guadagnano in percentuale, quanto lavorano in percentuale, sono qua i dati. Misi insieme questo elenco di dati per dire quanto fosse centrale la figura di Beatrice nella commedia, perché era una donna che capovolgeva i rapporti di genere. Beatrice insegna a Dante, corregge San Tommaso, corregge Dante, corregge tutti in paradiso. Dov'è che sono questi? Quasi alla fine. Pagina finale. Sì. Allora, le donne producono i 2/3 della ricchezza mondiale. Detengono, e sono spesso bambine che raccolgono il coltan in Africa con cui abbiamo i cellulari. Ricevono appena il 10% degli introiti disponibili e costituiscono ogni giorno di più la stragrande maggioranza dei poveri fra i poveri. E naturalmente detengono meno dell'1% della proprietà privata del pianeta. Quando misi questi dati in questa paginetta, mi telefonò Rizzoni e mi disse: possiamo togliere, ecco la censura, possiamo togliere il fatto che le donne hanno meno dell'1% della proprietà privata del pianeta? Diventava la condizione per poter pubblicare quella paginetta. Non si poteva dire. Era tabù. L'ho potuto dire in questo libretto. Ho aggiunto quella frase che era stata censurata. E quando si parla di censura di Dante, allora che cosa dico prima di tutto nel libretto? Cito le pagine di Barbie nella sua edizione critica della Vita Nuova, dove Barbie ci ricorda che la Princeps, cioè la prima stampa della Vita Nuova, nel 1576, contiene un testo della Vita Nuova che, se fosse rimasto l'unico testimone, non avessimo quella cinquantina di manoscritti della Vita Nuova che abbiamo, per noi sarebbe il testo di Dante. È un testo completamente falsificato dalla Controriforma, ma non perché la Chiesa sia stata unita fino alla Riforma. La Chiesa è sempre stata divisa, le eresie ci sono sempre state. È chiaro che Dio di Bonifacio VIII non è il Dio di Dante, non è il Dio della filosofia, della teologia, della storia, dell'abate Gioacchino da Fiore. Semmai Dante mette in paradiso Gioacchino da Fiore nel cielo del sole fra i sapienti, accanto a Sigilla di Bramante, che era un filosofo. Fa dire a San Tommaso che vicino a lui c'è Sigilla di Bramante. San Tommaso in vita aveva scritto un trattato contro Sigilla, un trattato che aveva determinato a Parigi il licenziamento di Sigilla, che fugge da Parigi
condannato dal vescovo Tempier alla fine del 200, fugge da Parigi, arriva in Italia e viene ucciso. Sappiamo della notizia dell'omicidio di Sigeri in Italia da Dante, se Dante è l'autore del Fiore, perché è nel Fiore che si parla della morte di Sigeri, assassinato. Allora, cosa dice Barbi nella sua edizione critica? Nel 1576, nella prima stampa della Vita Nuova, fu sostituito con puntolini Losanna in excelsis del paragrafo 23. Venne omesso al paragrafo 24 l'inciso perché, però che lo suo nome Giovanna è da quello Giovanni lo quale precedette la verace luce, dicendo ego vox clamantis in deserto parate viam domini. Cioè tutte le citazioni teologiche sono soppresse. Ancora. Viene tralasciata in un altro paragrafo la citazione Quomodot, sedet sola civitas, plena populo, eccetera, eccetera. Cioè il profeta. Sì, la voce gloriosa, detto di Beatrice, viene cambiata in graziosa, perché una donna non può essere gloriosa, una donna amata. Deve essere la figura femminile, non può essere la donna reale. Devi diventare graziosa. Allora avremo l'idea che Beatrice per Dante era graziosa. Ma io in modo grazioso posso chiedere al pubblico se ci sono domande. Capite la censura? Questa sarebbe... Perdonatemi! Ma quando leggiamo Dante a scuola, ci presentano un Dante che ha una sua figura femminile. Come se avesse scritto veramente graziosa e non gloriosa. Era un teologo eversivo, ispirato alla teologia della storia dell'abate Gioacchino, il quale pensava che in quel momento storico non ci fosse più l'età del padre. Dove sono i padri nella Divina Commedia? C'è un culto del padre nella Divina Commedia? No, ci sono tanti padri. Virgilio che rimane all'inferno, Brunetto Latini sbattuto fra i sodomiti, e i miei colleghi danteschi studiosi di Dante impazziscono. Sono impazziti, lo sappiamo tutti. È impossibile che la cara e buona immagine paterna fosse un sodomita. Chissà cosa voleva dire Dante. Viene fuori Pesaro che dice è perché lui ha scritto, Brunetto Latini ha scritto il tesoro in francese, allora è una forma di sodomia linguistica.